Quando iniziare lo svezzamento in un bambino allattato artificialmente? Questa è la domanda che andremo a fare alla nostra super collega nutrizionista. Ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matteo Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Deloro Federica, biologa nutrizionista, mamma di Lavinia e autrice del corso Autosvezzamento, pratico, facile e senza stress, che troverete sul sito dottorsilva.com. Vi lasciamo qua sotto il link in descrizione e rispondiamo subito alla domanda. Allora Fede, c'è qualche differenza nell'iniziare l'autosvezzamento, quindi l'alimentazione complementare in un bambino allattato al seno e in un bambino allattato artificialmente? Ti direi di no, quindi dobbiamo seguire le stesse identiche regole. Non abbiate fretta a svezzare un bambino anche se allattato artificialmente. Anche lui deve aver raggiunto tutti i requisiti per poter passare dal latte, che è un alimento liquido, a un cibo solido. Queste competenze verranno raggiunte circa a 6 mesi, a prescindere dal tipo di allattamento che il bambino sta avendo. Come infatti in un bambino allattato al seno, dopo la proposta ad esempio di cibi complementari, il bambino potrebbe aver bisogno di poppare, quindi. Sì, anche con l'allattamento artificiale, quindi quando noi andiamo a iniziare lo svezzamento, anche se si tratta di latte formulato, non dovete toglierlo, quindi lo svezzamento non vuol dire andare a sostituire un biberon di latte, ma vuol dire accompagnarlo, affiancarlo. Il bambino all'inizio farà dei piccoli assaggi, dei microassaggi che non costituiranno il suo pasto completo, voi andrete ad integrare sempre con il latte formulato, proprio come una mamma che allatta farà con il latte materno. Magari non vi mangerà tutto il biberon se ha assaggiato qualche fusillo di pasta, magari ve lo mangerà ugualmente tutto e gradualmente andrà a complementare l'alimentazione lattea con quella dei cibi solidi. Esatto, spesso le mamme che allattano artificialmente trovano una maggior difficoltà delle mamme che allattano al seno perché non sanno bene quando proporre il latte artificiale rispetto al cibo solido, cioè lo propongo prima, ho paura che poi il Certo. bambino arrivi troppo sazio e non abbia poi voglia di assaggiare altro. Lo propongo dopo? Io direi di proporlo un po' prima e un po' dopo, cioè di non dare magari il biberon completo prima, ma neanche di saltarlo completamente, perché pensate che il vostro bambino ha ricevuto latte fino a quel momento lì, è il suo comfort food, è quello che lui conosce e che apprezza. Arriva affamato davanti a dei cibi che non conosce, è un bambino nervoso, arrabbiato, richiede l'alimento preferito. Se invece voi date il latte, lui si calma, si tranquillizza, non ne avete dato in abbondanza, quindi ha ancora voglia se vuole di sperimentare. Poi ricordatevi che sono talmente piccoli gli assaggi che anche se dovesse dare il biberon completo per un fusillo o un pezzettino di verdura, c'è comunque spazio. Questo è un bellissimo consiglio che ci hai dato, grazie mille Fede, sei stata A super voi. esaustiva. Venite a trovarci nel videocorso di Federica con autosvezzamento pratico, facile e senza stress, con 60 ricette e 4 menu di piatti sani e bilanciati. Noi che dire, grazie anche a voi per essere rimasti con noi, ci vediamo nel videocorso di Federica e sul prossimo video YouTube. Ciao! A presto, ciao!